L'America Latina soffre per l'impatto socioambientale e le violazioni di diritti umani provocate dalle imprese di estrazione minerale. L'attività mineraria non colpisce solo le comunità attorno alla miniera. Abbiamo un'economia totalmente strutturata in funzione di un progetto che non è il progetto della gente locale. Oggi non è possibile pensare ad un progetto minerario senza conflitti, perché questa attività produce solo danni per gli abitanti e praticamente nessun beneficio. Ci sono molti nuclei di resistenza, gruppi organizzati che dicono no all'attività mineraria. Noi se la queremo, por eso estamos acá, amigo. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, del fondo del corazón. Circa 70 organizzazioni latinoamericane e del mondo hanno creato la rete ecumenica Chiese e Attività Minerarie. È una rete composta da comunità cristiane, equip di pastorale, commissioni diocesane, congregazioni religiose, gruppi di riflessione teologica, laici e laiche. Si sono messe assieme, hanno unito le loro voci ed azioni a favore delle comunità e dei loro territori. Esigono che lo Stato e le imprese minerarie rispettino i diritti umani ed i diritti della Madre Terra. Chiedono che alle comunità già colpite sia garantita una giusta riparazione per i danni sofferti. Papa Francesco, preoccupato per l'avanzare dell'attività mineraria in diversi paesi, lancia un'allerta sul pericolo di questo sfruttamento e ci esorta alla solidarietà con le popolazioni colpite. Avete voluto riunirvi per far risuonare il grido delle numerose persone, famiglie e comunità che soffrono in modo diretto o indiretto le conseguenze spesso negative dell'attività mineraria. Un grido per i territori perduti. Un grido di dolore come reazione alla violenza. Un grido di indignazione e di aiuto per le violazioni dei diritti umani, clamorosamente o discretamente oltraggiati. Nella misura in cui le persone cominciano a dialogare, scambiare informazioni, avanzare in questa comprensione comune, riescono anche ad avanzare con strategie comuni e potenziare le loro azioni. Stiamo cercando di consolidare una comunità cristiana, a partire dalla nostra fede, per difendere la vita. Abbiamo bisogno di unire le nostre forze e far conoscere a tutti questo flagello che si abbatte sulle comunità e tutti questi progetti di morte che minacciano la vita. Perché la difesa della vita sta al di sopra di tutti i principi. La difesa della vita deve essere un appello comune. Siamo territorio, siamo la madre natura, siamo la pace mamma. Per amore al Dio della vita, a tutti gli esseri della creazione e per amore alla nostra madre terra, ti invitiamo a far parte di questa rete, in difesa della vita dei più bisognosi, per avere cura della nostra casa comune.